È il giorno, finalmente è il giorno in cui torna la Juventus, ragazzi, lo so. Adesso sorrido, poi magari stasera sorriderò un po' meno. E magari qualcuno sta andando proprio, no? A casa, all'Allianz Stadium. E magari ha voglia di trascorrere il viaggio tranquillo, vuole ascoltarsi la sua musica. Ed è per questo che vi lascio qui sotto in descrizione un sito in cui potrete acquistare prodotti ufficiali della Juventus come queste bellissime cuffie che io utilizzerò nel mio viaggio che mi accompagnerà a Torino proprio nei prossimi giorni, dove andrò a vedere Juventus Maccabi Haifa. Quindi vi lascio comunque qui sotto, ci sono tantissime cose, veramente un sacco. Qualcun altro giorno ha visto su Instagram questo mio selfie in cui c'era il phone ring, mi ha chiesto dove l'ho preso. Beh ragazzi, l'ho preso lì, link in descrizione. E tra l'altro dello stadio nei prossimi giorni voglio parlarvi, perché la funzione dei ricordi di Facebook mi ha tirato fuori alcuni ragionamenti che nove anni fa erano stati fatti sul mio profilo personale e che mai come oggi sono attuali, anzi di più, super attuali. Quindi credo che il discorso stadio sia abbastanza delicato, complicato da affrontare in un certo modo. Quest'anno l'ho trattato più volte, voglio portarvi anche una testimonianza, un'esperienza in prima persona di quello che è stato. E bisogna anche ragionare un po' sui nostri avversari. Adesso, prima di parlare effettivamente della Juventus che sfida il Bologna, mentre i rintocchi ci fanno capire che è mezzogiorno e quindi buona domenica, buon pranzo domenicale. Ieri io ho visto il Napoli, ho visto la sfida tra Inter e Roma. Napoli, ragazzi, che va molto molto forte. Napoli va molto molto forte, hanno dei giocatori veramente che stanno facendo la differenza. E nonostante le assenze, perché mancava comunque Osimhen, che è il centravanti titolare, pure gioca Raspadori, che è un giocatore che interpreta molto bene il ruolo di falso 9, che crea molti spazi per gli inserimenti, di Kvara, di Politano, delle mezze ali, perché Anguissa è passato da un giocatore che sembrava una diga davanti alla difesa a un giocatore che si inserisce anche spesso, adesso ha iniziato pure a segnare, quindi veramente un gran lavoro da parte di Spalletti e dello scouting del Napoli. Questo è un campionato strano, no? Con una sorta di divisione in mezzo. Solitamente le squadre di Spalletti mollano a gennaio. Quest'anno, con il fatto che comunque si fermano tutti e poi ci sarà un'altra preparazione, poi ci sarà un mondiale in mezzo, è un anno particolare. Attenzione che non possa essere l'anno del Napoli, eh? Attenzione che potrebbe davvero esserlo, perché il Napoli ha fame, si vede, è una squadra costruita bene, che gioca bene a calcio e raccoglie risultati soprattutto. Quindi attenzione al Napoli, per quanto poi il Torino abbia avuto questa reazione d'orgoglio, che insomma, Torino gagliardo, Torino, a parte i primi minuti in cui era un po' in balia dell'avversario, poi è venuto fuori un po' di spirito toro e la partita è diventata diversa. L'Inter, ragazzi, è messa peggio di noi. Cioè è incredibile, oggi abbiamo l'opportunità di scavalcare l'Inter in classifica e non ho idea di come sia possibile, perché guardo un po' quelli che sono stati i nostri risultati fino adesso e dico, ma se addirittura rischiamo di superarli, però per superarli bisogna vincere. E la Roma di José Mourinho invece, ragazzi, si candida per probabilmente una posizione importante di campionato. Io in questo momento faccio un po' fatica a vederla nella lotta a scudetto, perché mi sembra una squadra che comunque qualche limite ce l'ha ancora. Però andare a Milano e vincere una partita di questo tipo non è da tutti. Sottolineiamo ancora una volta, l'Inter è in difficoltà e poi c'è Paolo Dybala. Forse in questo momento ci potrebbe tornare utile, no? Ci sarebbe tornato utile. E invece gioca dagli altri, abbiamo fatto questa scelta, abbiamo deciso di andare su altri obiettivi. Io su Dybala non vorrei tornarci, perché direi di averne già parlato abbastanza, però l'anno scorso era stata una scelta che non mi aveva trovato d'accordo il non rinnovo di Dybala. Poi vedremo come andrà, perché è ovvio che ad oggi sicuramente è stata una scelta sbagliata a sostituirlo con Di Maria. Mi auguro che sul lungo invece possa rivelarsi una scelta giusta, però in questo momento probabilmente uno come Dybala ci avrebbe fatto comodo e non poco. Lasciamo da parte il passato, concentriamoci sul futuro. E il Milan, è il Milan che non ho visto ieri sera perché ero fuori, però ero a cena appunto con un mio amico milanista quando hanno fatto il gol a pochi minuti dalla fine dell'1-0, esultato, poi ha tirato due bestemmie perché ha preso gol al 94esimo. Sono andato in bagno, sono tornato e ho detto, ma com'è possibile che mi segna 3-1, abbiamo aggiornato le applicazioni, invece andava tutto bene, il Milan aveva vinto 3-1, quindi probabilmente spirito che in questo momento a noi manca, perché probabilmente un gol del genere come quello dell'Empoli al 90 e passesimo ci avrebbe ucciso, invece il Milan riesce addirittura
a ritrovare il vantaggio e a chiudere con due gol di vantaggio una partita che si era messa male. E qua si apre anche, no, una piccola parentesi del discorso che faceva Allegri sul provare a togliere tanti titolari alle altre squadre. Milan ieri era davvero senza tanti titolari, e anche un paio di infortuni durante la partita, cambi obbligati, quindi situazione difficile, cui però si stringe i denti. Milan, che anche l'anno scorso era stata la squadra, no, con più infortuni in assoluto in Serie A, e noi eravamo lì vicino, però poi ha dimostrato che anche nella sfortuna si riesce a vincere quando il gruppo c'è, quando si è lavorato bene, quando la squadra segue l'allenatore, quando l'allenatore ha dato un'idea chiara alla squadra. Quindi quando le cose vanno bene, anche quelle che vanno male, comunque poi si trasformano in cose che vanno mediamente bene. Sono cose che abbiamo già visto tante volte nel calcio. E quindi dai, concentriamoci sulla sfida al Bologna, che fino adesso abbiamo parlato di quegli altri, invece vorrei parlare un po' di noi, perché ci sono già le prime formazioni, no? E Giovanni Albanese ieri scriveva questo, intanto un saluto a Giovanni, inviato di Gazzetta. Probabile formazione Juventus 4-4-2. Szczęsny, De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic. Questi dovrebbero essere circa gli 11. La mette giù con un 4-4-2, ma non è detto che sia così, anche perché 4-4-2 significherebbe 4-4-2 storto, con McKennie esterno destro, Kostic esterno sinistro. Una roba che abbiamo già visto, una roba che... Insomma, ragazzi, io sarei anche abbastanza stanco di questo 4-4-2. Io più che storto lo chiamo finto a questo punto, perché non è un 4-4-2. Sugli esterni c'è un esterno solo, quindi non andrebbe bene. Però cerchiamo di capire un attimo gli 11 titolari nelle scelte dei singoli. Szczęsny che torna in porta, ci sta. De Sciglio che gioca al posto di Cuadrado, io penso che sia giusto, perché Cuadrado, pur andato in nazionale, così avrà bisogno di riposarsi un attimo. E non dimentichiamoci che mercoledì c'è il Maccabi, che è una sfida davvero da dentro fuori, non che questa non lo sia, però siamo nella condizione in cui tutte ormai le sfide sono da dentro fuori, perché ci siamo già giocati abbastanza jolly in passato. Bonucci, Bremer, Danilo, quindi potrebbe essere una difesa 3, e vedremo poi che potrebbe ancora più essere una difesa 3, con Danilo sul centro-destra, immagino, e De Sciglio su come terzino sinistro, dovesse essere 4-4-2. McKennie largo a destra, vabbè, Locatelli in cabina di regia come play, che sicuramente non è il suo ruolo, però probabilmente anche qua Paredes si cerca di preservarlo per la partita con il Maccabi. Rabiot che rientra, quindi Locatelli, Rabiot e Szczęsny, che sono tre giocatori che rientrano nel rango dei titolari della Juventus, e Kostic perché deve giocare Kostic, e Milik e Vlahovic perché meno male ci sono quelli, e se no c'è Moise Kean, dato che non c'è nemmeno Di Maria, non c'è Chiesa, e questi siamo. Però attenzione, che Giovanni dice 4-4-2 potrebbe essere con i giocatori, ma non solo, perché potrebbe essere anche 3-5-2, e dice: a testimonianza di un più marcato sviluppo col 3-5-2, possibile ballottaggio tra Rugani e Danilo. Allora, dovesse esserci questo ballottaggio tra Rugani e Danilo, alziamo tutte le mani, si parlerebbe semplicemente di 3-5-2 puro, perché non avresti neanche un terzino finto eventualmente come Danilo, quindi un po' più bloccato con quell'altro di spinta, e avresti tre centrali di difesa, De Sciglio a destra e Kostic a sinistra, i tre centrocampisti in mezzo e Milik e Vlahovic. Io vi dico la verità, per quelli che sono i giocatori a nostra disposizione in questo momento, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, è probabilmente il 3-5-2 è il modulo di riferimento. Con la rosa completa secondo me no, secondo me no, perché questa Juve non è stata costruita per giocare col 3-5-2 nella totalità. Per quelli che sono oggi i giocatori a disposizione, sì, ha molto senso, ma aggiungo la cosa che mi preme maggiormente poi, vabbè, intanto l'atteggiamento, che è la prima cosa, che se non manca quello, se manca l'unità di intenti, la volontà di essere squadra, moduli, numeri, lasciateli da parte. Però, oltre all'atteggiamento, è la fase di non possesso, perché se devo giocare col 3-5-2, però poi devo shiftare per andare a difendere a 4, a parte che con Rugani al posto di Danilo questa cosa non la potresti fare, a meno che tu non vada a utilizzare uno tra Bremer o Rugani come finto terzino di destra, ma non credo, o di sinistra, più che di destra, di sinistra, essendoci Kostic alto, ma non credo, e quindi vediamo. Però ci starebbe un 3-5-2 per sfruttare gli esterni, quindi Kostic, De Sciglio in questo caso, con Cuadrado pronto a subentrare come dodicesimo uomo, che secondo me è il suo ruolo quest'anno, Bijou, e dietro cercare di sviluppare l'azione con questi tre centrali e gli inserimenti delle mezze ali, perché poi Rabiot e McKennie diventerebbero importanti. Attenzione che c'è anche Miretti, iniziamo a essere nella condizione in cui davvero a livello numerico
Meno male ci siamo, anche ieri Allegri l'ha detto, sono rientrati, quindi le rotazioni, i cambi, le sostituzioni. Cerchiamo di ripartire da quello che è stato il passato da Allegri, dai punti forti di Allegri, i cambi. Da quando è tornato non mi è piaciuto tanto nella gestione dei cambi, però adesso che iniziano ad esserci a disposizione dei giocatori mi auguro che i cambi possano diventare un tema caldo e positivo in casa Juventus, perché continuare a buttare dentro Moise Kean e vedere che a gara in corso non incide mai, l'anno scorso ha fatto un gol, non ha mai fatto né gol né assist ad eccezione della partita col Sassuolo a Reggio Emilia dell'anno scorso, quindi segno che lui a gara in corso è un giocatore che fa un po' fatica, da titolare meglio perché i suoi gol l'anno scorso da titolare li ha trovati, però se non sei un giocatore così pronto per essere titolare, allora quando vai in campo devi mangiarti l'erba, no? E quindi questo è. Dai ragazzi, bocca al lupo a tutti, se qualcuno è in viaggio buon viaggio, se qualcuno verrà mercoledì ci vediamo mercoledì, e noi ci vediamo stasera con la live reaction su Twitch. Mi è mancato tanto veramente il campo, e finalmente siamo tornati, tornata la Juventus.